Io sono Manuela, benvenuti o bentornati sul mio canale. Ed eccoci con il mio enorme progetto di smaltimento prodotti per il 2021. Andremo a vedere un po' la situazione del progetto iniziato nel 2020, quali prodotti ho terminato, a che punto sono arrivata, lo aggiorniamo per il 2021, sperando davvero di riuscire a utilizzare i più prodotti possibili. Non mi perdo assolutamente in chiacchiere perché i prodotti da mostrarvi sono davvero tanti, quindi vi chiedo solamente di lasciarmi un like, un commento se questa tipologia di video vi dovesse piacere, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e volete supportarmi attivando la campanella per non perdere tutti i contenuti che carico, e non dimenticate come sempre di raggiungermi anche su Instagram. La situazione è davvero complicatissima perché mi trovo tre cestini, ho suddiviso i prodotti terminati o declatterati, i prodotti di cui vi devo mostrare l'aggiornamento rispetto al 2020 e i prodotti nuovi per il progetto del 2021, quindi spero vi piaccia questa tipologia di video, che abbiate un po' di tempo per guardarlo perché non penso sarà brevissimo. Ci sono dei prodotti che non ho più qui perché li ho declatterati e li ho già dati via, li vedete comunque tutti nel video dove declattero, i vari video dove declattero i prodotti che trovate sul canale, che io vi salvo sempre nella playlist dedicata al progetto di smaltimento e declutter. Se guardate il video, i vari video, ho declatterato un gloss di Deborah, una cipria di Pupa, un matitone della L'Oreal, un ombretto della L'Oreal e ho anche declatterato due illuminanti in crema di Make Up Revolution, una palette occhi di Kiko della linea Dark Treasure e una matita occhi di Bellogi. Questi o li ho già buttati o li ho già dati via, per cui non li ho più qui. Sì, ho tutti questi fogli perché per tenere sotto controllo la situazione mi devo scrivere i vari prodotti, altrimenti non ci capisco più nulla e finito questo video dovrò andare poi ad aggiornare il tutto. Che ho qui e che sono due prodotti che ho anche loro declatterato, ma ancora questi non li ho dati via, sono questa palette di Kiko della linea Behind Limits, perché come dico sempre, normalmente non mi fanno particolarmente impazzire gli ombretti di Kiko, salvo delle collezioni natalizie. Questa palette di Bella Pierre, che avevo trovato in una box di Look Fantastic. Ho poi terminato tutti gli smalti che avevo inserito nel progetto di smaltimento, anzi ne ho terminati molti di più di quelli che avevo inserito, questi tre sono solo come simbolo a rappresentanza dei vari smalti che ho finito, quindi per questi sono molto contenta. E poi ho finito tutti i mascara che avevo messo nel progetto di smaltimento, perché ho finito questa mini size del Climax di NARS. Non è un mascara che a me è piaciuto particolarmente, ma non so recensirvi i prodotti, ma questo non è sicuramente uno dei miei mascara preferiti, confido nella nuova versione che hanno fatto col packaging nero. Ho poi terminato uno dei miei mascara preferiti, il Damn Girl di Too Faced. Altro mascara che non mi ha particolarmente entusiasmato e che ho finito è questo di Clinique, Light Impact Mascara. Poi ho terminato il Black Mamba di Mulac, purtroppo questo è un mascara, come vi ho detto, di tutti questi prodotti ve li ho recensiti nei vari video determinati, si è seccato molto velocemente, la formula si è proprio asciugata in breve tempo, inizialmente mi era piaciuto molto ma dura veramente pochissimo. E poi ho terminato questo mascara di Kiko della linea Smart. Altri prodotti che ho terminato sono loro, ovvero questo primer di Essence, l'All About Matte. Questo è proprio il prodotto, come vedete, finito. Non mi è piaciuto particolarmente. Poi considero terminate queste due matite per sopracciglia, questa di Bella Oggi e questa di Pupa, la True Eyebrow Pencil, perché non mi piacevano assolutamente, facevo una fatica terribile ad utilizzarle, quindi ad un certo punto veramente le ho declatterate perché non mi piacciono, troppo cerose, un effetto veramente brutto alle sopracciglia, quindi via.
E invece ho terminato questo eyeliner pen di Essence nella colorazione 03 brown, quindi marrone, un eyeliner in feltro. Mi piaceva molto l'applicatore perché mi permetteva di essere molto precisa. Peccato per la formula liquida, acquosa, veramente brutta. Ho mostrato velocemente questi prodotti perché, come vi ho detto, li trovate nei vari video determinati, dei declutter, quindi non volevo assolutamente annoiarvi e ripetermi. Comunque, questi prodotti sono ufficialmente fuori dal progetto di smaltimento del 2021 e sicuramente rispetto alla mole di prodotti che dovrei smaltire sono poca cosa, ma considerando anche l'annata difficile che è stata il 2020 per il make-up, per il trucco, sicuramente almeno è stato un risultato, qualcosa abbiamo portato a casa. Comunque poi vi scrivo qui sullo schermo quanti sono in tutto i prodotti che ho terminato o declatterato, perché dopo faccio un veloce calcolo. Adesso passiamo a questa scatola di Sephora che invece contiene tutti quei prodotti del progetto che ho inserito nel 2020 che non ho ancora terminato. Andiamo a vedere un po' a che punto siamo con i prodotti per la base che ho inserito nel progetto. E avevo messo tutti questi campioncini di primer e non li ho ancora terminati, nessuno di questi è finito, anche se li sto utilizzando tutti, quindi credo che pian piano qualcuno presto finirà. Ho inserito queste due mini size del primer di Benefit, il Professional, sia in versione classica che idratante. Poi ho inserito questo primer di Lancome, il Prep Matte. Ovviamente i primer matte ci metterò un po' più tempo a finirli perché, essendo cambiata la mia tipologia di pelle, essendo molto secca in questo periodo, tendo a utilizzarli molto meno. Poi c'era questo primer di Clarins, l'SOS Primer, e questi due primer di Maybelline, uno illuminante e l'altro idratante. Comunque confido davvero a breve di terminarne qualcuno. Come fondotinta avevo messo questi due fondotinta compatti. In realtà l'ho fatto ancora che era a fine agosto, inizio settembre, quando le temperature erano più calde, e non so come ho potuto pensare di poter utilizzare molto questi prodotti nel periodo invernale, perché i fondotinta compatti mi accompagnano nel periodo estivo, assolutamente non adesso. Quindi ho deciso che uno di questi due lo faccio uscire per il momento dal progetto perché sicuramente non riuscirei a portarli avanti tutti e due. Quindi per il momento tengo solamente questo di L'Oreal e lascio da parte questo di Kiko, lo riprenderò sicuramente tra qualche mese. Un pochino comunque l'ho utilizzato perché questi fondotinta compatti in questo periodo, appunto, non li utilizzo come fondotinta su tutto il viso, ma per fare o dei ritocchi o anche per andare a sistemare magari il trucco ai lati degli occhi o nel contorno labbra. Quindi ogni tanto mi può comunque tornare utile e per ora tengo solo lui. Come correttori ho messo questo di Maybelline, il famosissimo Cancelletà, che ho utilizzato davvero pochissime volte, quindi assolutamente con lui devo andare avanti. E anche questo correttore in stick di Maybelline, in realtà anche lui ogni tanto l'ho utilizzato, non per il contorno occhi o per qualche imperfezione, o anche lui sempre per andare a ridefinire alcuni punti del make-up. Quindi questo almeno un po' l'ho utilizzato. Invece, per quanto riguarda sempre la base, avevo messo anche questa cipria di Kiko della linea Sparkling Holiday, la 03 Honey, che essendo una colorazione un po' più scura, io utilizzo di più in estate. Vedete che in realtà è bella utilizzata, perché la cialda l'ho bella livellata, ma la utilizzo nei periodi estivi dove prendo un po' più di colore, quindi per il momento anche lei la vado a togliere dal progetto e la riprenderò più avanti perché adesso non la utilizzo perché è un po' troppo scura. Ho inserito queste due terre di Kiko, questa della linea Dark Treasure 01 Light to Medium, che avevo pensato di declatterare, poi ho tenuto perché appunto
Questo progetto l'avevo aggiornato ancora in periodo caldi estivi e questa terra con un filo di abbronzatura mi era sembrata troppo troppo chiara, invece per il periodo invernale va assolutamente bene e vedete che ho già livellato un po' la cialda, quindi confido molto di riuscire quasi a terminarla, mentre ho utilizzato davvero poco questa sempre di Kiko della linea base, la Flawless Fusion numero 02. Questa l'ho utilizzata decisamente meno e dovrò impegnarmi un po' di più. Poi ho sempre anche questo blush, sempre della linea base di Kiko, Shade Fusion Trio Blush. Io adesso non so se i packaging di questi prodotti siano cambiati, ci siano ancora, perché sono prodotti che ho acquistato un po' di tempo fa e so che Kiko ha cambiato qualcosa. Comunque questo è il blush che sto utilizzando un po' ogni tanto perché... tra l'altro è uno di quei colori che mi piace molto portare in questo periodo, quindi mi ci devo impegnare soprattutto in inverno perché in estate preferisco primavera-estate più altre colorazioni di blush. Poi ho messo anche questa palette viso di Douglas, la My Glow Palette, che a vederla è veramente bruttina perché il pack plasticoso proprio brutto. In realtà queste polveri non sono malaccio, quindi ogni tanto la utilizzo volentieri, soprattutto questa cialda di illuminante, questo blush l'ho utilizzato parecchio, insomma ogni tanto comunque la ripesco, quindi spero almeno di arrivare a bucare una o due cialde, che sarebbe già un grande successo. C'è questo illuminante di Sephora che mi piace molto e per essere un illuminante sono comunque abbastanza a buon punto, perché come vedete anche qui la cialda ha già la conca e per un illuminante non è facile. Tra l'altro mi piace molto questo illuminante, quindi questo lo voglio utilizzare veramente fino all'ultima goccia. Come blush anche questi due in crema di Maybelline, questi blush sono molto carini, li utilizzo molto volentieri e li sto portando avanti perché ogni tanto li utilizzo. Questi veramente sono dei prodotti che vado a cercare spesso anche perché mi piacciono i blush in crema, quindi continuiamo anche con loro. Guarda le palette, non sono stata per nulla brava. Questa palette di Sleek Makeup l'avrò utilizzata sì e no due volte, e in particolare questa cialda, un po' questa, questa e questa, le altre sono praticamente intonse, non credo neanche di averle mai utilizzate, quindi adesso vedo un po' fino al prossimo progetto di smaltimento se mi capiterà ancora qualche volta di utilizzarla, magari almeno andare a bucare una di queste cialde, altrimenti penso che prima o poi la decluttererò perché non ha assolutamente senso tenere una palette se non la vado mai a cercare o utilizzare. Invece questa palette di Revolution che avevo trovato nel calendario dell'avvento la sto tenendo per queste due cialde, lei, no, questa e questa, perché secondo me sono i due colori più carini di questa palette, per il resto so che non andrò mai a utilizzarla. Vorrei arrivare a bucare queste due cialde e poi anche lei avrà fatto il suo corso. Vedete che comunque sono abbastanza carini questi colori, molto luminosi, sono gli unici che sono più performanti sull'occhio, per il resto appunto non mi piace particolarmente, quindi continuerò anche. Guarda invece gli ombretti singoli, ho questo che poi avevo scoperto essere di Estée Lauder, perché Estée Lauder per un certo tempo ha avuto una linea di make up, ma un bel po' di tempo fa, e ho ancora questo ombretto che io utilizzo prettamente nella colorazione rosata, che secondo me è molto carina, mentre questo colore non lo utilizzo mai, quindi vorrei arrivare a bucare la parte rosa shimmer, perché è davvero molto bello, è molto molto carino. Poi avevo messo questo ombretto di Makeup Forever e questo color panna matte, è un artist shadow nella colorazione, non saprei, non c'è scritta. Questo lo vado a utilizzare per, come punto luce sotto l'arcata sopraccigliare,
ma sto pensando di eliminarlo per il momento dal progetto di smaltimento perché in realtà non ho tutta questa fretta di terminarlo e preferisco andare a usare di più quegli altri prodotti che voglio poi togliere. Sono poi questi tre ombretti in crema di Kiko, tutti della collezione di Natale Sparkling Holiday, e le due colorazioni più chiare, confido di terminarle davvero presto, questo me lo vedete spesso, lo utilizzo come base, come primer, quest'altro è più luminoso e secondo me sono a buon punto, manca poco, meno ho utilizzato questa colorazione marroncina, quindi vediamo un po', anche perché sono aperti da un po' di tempo e non penso di poterli tenere ancora molto. Invece questi due matitoni di Make Up For Ever non li ho quasi mai utilizzati, linea Aquamatic, non so se c'è ancora perché l'ho presa davvero tanto tempo fa e guardate quanto prodotto ancora. I prodotti a matitone io non li cerco molto, ancora meno degli ombretti liquidi o in pot, quindi per questi mi ci devo mettere d'impegno anche perché li ho davvero da un po' di tempo. Poi, come mascara, avete visto che li ho terminati praticamente tutti, in realtà tranne questo, il Great Lash di Maybelline, che io utilizzo solamente per le ciglia inferiori, per questo sta durando anche di più, perché ha questo scovolino molto piccolino che mi permette assolutamente di lavorarle molto bene. E poi questo primer per ciglia di Essence, il Volume Booster, lui lo sto utilizzando ma devo dire che mi sta durando tantissimo, ma veramente tantissimo, e quindi vado avanti finché assolutamente non lo tengo. Ultima categoria su cui vi aggiorno, i prodotti labbra. Fortunatamente ne avevo inseriti solamente 4, perché sappiamo che data la situazione e l'utilizzo della mascherina, i prodotti labbra non è così facile indossarli, anche se io non ho rinunciato completamente. Sotto la mascherina a volte li metto lo stesso, ovviamente prediligo più tinte labbra o rossetti matte, lo stesso a volte comunque sporcano la mascherina, fa nulla, li butto, ma non, cioè butto la mascherina, ma non voglio assolutamente rinunciare completamente al piacere di mettermi un rossetto, che per me è un pezzo di make-up irrinunciabile, veramente. In casa invece magari tengo più balsami labbra, prodotti idratanti, e io avevo messo questi due gloss, questo di Pupa, il Miss Pupa, un pochino l'ho usato, ancora non tantissimo, quindi lui continua a portarlo avanti. No, in realtà l'ho usato più di quello che sembra, perché se tiro fuori l'applicatore sono già a metà. E poi questo di Dior, il famosissimo Lip Maximizer, che io ho ancora col packaging vecchio perché ce l'ho da tanto tempo. Infatti lo voglio presto finire perché la formula un po' si è addensata, ma con quello che costa questo gloss, e dato che è ancora bellissimo sulle labbra, fa ancora il suo bellissimo effetto, lo voglio veramente usare fino all'ultima goccia. E ovviamente io i gloss li uso non sotto la mascherina, per lo più quando faccio i video, e poi li tengo un po' per stare in casa, nulla di più. Poi avevo messo questo rossetto, tra l'altro cremoso, e non ci ho pensato, ho messo un rossetto cremoso nel progetto di smaltimento di Maybelline, ma questo assolutamente voglio continuare a tenerlo nel progetto e portarlo avanti perché sono a buon punto. E questo è lo 60 Chocolate Lust Shine Brilliant. Questo comunque lo applico ogni tanto anche così perché è talmente morbido che sembra quasi un balsamo labbra colorato. E avevo poi messo il famosissimo Velvet Teddy di MAC, perché ne ho due di Velvet Teddy, ma ho talmente tanti rossetti ed ovviamente non portandoli così spesso come prima che non sono riuscita a portare avanti molto questo rossetto, quindi lui per il momento lo tolgo dal progetto di smaltimento perché è già tanto se riesco a impegnarmi con loro. Siamo tre. Adesso ai prodotti nuovi che voglio aggiungere al progetto. Mi rendo assolutamente conto che sono già tanti quelli presenti nel progetto,
ma è per me motivazionale andare ogni tanto a fare pulizie nella mia collezione make-up e a ricercare quei prodotti più vecchi che ho da più tempo e che magari mi sono dimenticata di avere, ho lasciato inutilizzati e assolutamente voglio riprenderli per cercare di terminarli in alcuni casi o capire se ha ancora senso tenerli in altri. Quindi ho riempito anche questa scatola. Come fissatore del make-up voglio terminare questo Fix & Plus di MAC, che è quello che ho da più tempo, infatti ce l'ho nella versione matte, perché avevo prima la pelle mista che tendeva più a lucidarsi, ora cerco altre tipologie di fissatori per il make-up, quindi questo voglio andare a terminarlo e poi li prenderò in formule più idratanti, così come mi prefiggo di terminare anche questo di Essence della linea High Beauty, perché anche lui è un po' troppo matte per i miei gusti, ma ormai l'ho preso e lo utilizziamo. Aggiungo poi al progetto questa cipria della Nude by Nature, trovata in mini size in qualche calendario dell'avvento. L'avevo abbandonata perché, se non sbaglio, aveva un effetto un po' troppo opacizzante per i miei gusti, ma la devo riprendere e vediamo un po'. Poi aggiungo sempre nel progetto questo duo blush di Kiko della linea Sparkling Holiday 02 Biscuit Desire. In realtà questa cialda la utilizzo come illuminante e non come blush. Invece questo blush mi piace tantissimo, è una colorazione di blush che in questo periodo in particolare invernale mi piace davvero tanto, quindi assolutamente voglio cercare di utilizzarla di più in questo periodo. Poi abbiamo questo illuminante di NYX, il Duo Chromatic, che vi ho messo anche in qualche video dei bocciati perché non mi piace particolarmente questo illuminante, lo trovo molto polveroso, non è assolutamente la tipologia di illuminante che piace a me. E poi è proprio bianco, lascia proprio questa strisciata un po' bianca. Adesso vedo un attimo che cosa fare, altrimenti penso che in un prossimo video di Declutter lo vedrete. Voglio poi assolutamente terminare questa matita per sopracciglia di Kiko della linea Toscan Sunshine. Questa è praticamente sulla falsariga del prodotto sopracciglia di Urban Decay, il Brow Blade, che ha la mina da questo lato e il pennarellino dall'altro. Infatti non mi dispiace affatto, soprattutto dalla parte della mina, quindi da questo lato assolutamente voglio terminarla. E come mascara vado invece a inserire questi due, questo mascara della collezione Arctic Holiday di Kiko, che io non mi ricordo neanche di quanto tempo fa fosse questa collezione, l'ho aperto non tantissimo tempo fa e assolutamente voglio finire anche lui. E poi voglio finire il Perversion di Urban Decay, che è un mascara che vi ho già detto anche qui in qualche video dei bocciati che non mi piace assolutamente, ma voglio terminare anche lui dato che è aperto, per fortuna è mini size, spero che non mi duri troppo. Un po' di ombretti singoli che inserisco, questi due in pot sempre della linea Dark Treasure, queste sono collezioni un po' vecchie, sono dei metal foil, questo nella colorazione 01. Io temo che questi ombretti si stiano ormai seccando, ma ho visto che dovrebbero ancora funzionare un po', adesso vedo come saranno sugli occhi, se riesco a farli funzionare bene, altrimenti anche loro non li terrò più perché appunto ormai sono secchi, vedete che si sono anche rotti, io non so se sia già da buttare, non lo so, voi che dite, li declattero, ecco anche sporcato, li declattero o li tengo ancora, ma vediamo un attimo. Invece che voglio utilizzare di più è questo ombretto di Kiko, avevo preso ancora ai tempi proprio il porta ombretto di Kiko in questa colorazione molto carina, che come punto luce è carino. Poi questo ombretto di NYX, che come l'ombretto di Make Up For Ever va bene per creare dei punti luce sotto l'arcata. È proprio questo bianco bianco in questo caso,
lui lo inserisco perché voglio vedere se ogni tanto mi trovo ad utilizzarlo, nel caso tengo solo quello di Makeup Forever. Poi ho ripescato e ritrovato questo ombretto di Kiko Duo, che non utilizzo da tantissimo, adesso fa luce ed è bellissimo, è veramente bellissimo, perché da un lato è questo bianco glitterato meraviglioso, che come anche topper al di sopra degli ombretti secondo me è stupendo, e poi c'è anche questo colore invece più crema, ma bellissimo anche lui, quindi questo ombretto voglio andare a riscoprirlo. E invece voglio continuare a usare e terminare questo pot di Kiko, questo è un Color Lasting 01 in questa colorazione a base rosina, che mi piace molto come base anche per gli ombretti. L'avevo utilizzato parecchio, poi l'ho un po' lasciato e non voglio assolutamente che si secchi anche lui, quindi continuo ad utilizzarlo e li trovo delle validissime alternative dei Paimpot di MAC senza spendere i soldi per i Paimpot, che secondo me non ne vale la pena. Per terminare i prodotti labbra, inserisco questo Nourishing Lip Oil, questo olio nutriente di Kiko della collezione Toscan Sunshine. Questi sono proprio quei prodotti che io applico in continuazione anche durante il giorno, e mi ero dimenticata di aver preso questo di questa collezione primaverile di 2 anni fa, se non mi sbaglio, e quindi voglio assolutamente utilizzarlo. Poi ho ripescato questo anche vecchio rossetto di Kiko, sempre della collezione Sparkling Holiday colorazione 02, che è un nude che mi piace tantissimo. Questo nude a me piace davvero molto, infatti l'ho utilizzato parecchio, è da un po' di tempo che non lo uso più e voglio portarlo avanti perché appunto è già abbastanza utilizzato, quindi penso di poter arrivare a un buon punto anche questo. Questo è il mio nuovo progetto di smaltimento prodotti per il 2021. So che sono molto ambiziosa nel pensare di poter usare così tanti prodotti, terminarli, considerando che ho anche tanti altri prodotti, le varie novità da provare, ma cercherò assolutamente di impegnarmi e fare il possibile, anche perché in alcuni casi veramente non vorrei arrivare a dover buttare magari dei prodotti che potevo utilizzare, cosa che non mi piace assolutamente, perché il make-up si acquista, ci spendiamo dei soldi e mi spiace sempre tantissimo che vada sprecato. Io spero di essere riuscita a tenervi un po' di compagnia e che questo video non sia veramente stato lunghissimo. Spero ovviamente di rivedervi presto sul mio canale, fatemi sapere se anche voi vi siete prefissate un progetto di smaltimento per il 2021. Io vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!